Una giornata favolosa per Trieste e per l'intero Friuli Venezia Giulia, protagonista di un battesimo storico come quello della nave da crociera più grande d'Italia. Intervenendo alla conferenza stampa internazionale a bordo di Costa Favolosa, la nuova ammiraglia di Costa Crociere, l'assessore regionale alle attività produttive Federica Seganti definisce l'evento come uno dei più esaltanti vissuti recentemente dal capoluogo regionale. Un biglietto da visita ideale per il ritorno della Costa a Trieste dal 2012, punto di partenza ed uno tra gli scali più prestigiosi delle crociere nel Mediterraneo. Mentre già la città si prepara ad un'accoglienza ai massimi livelli per gli ospiti di Costa Favolosa che la visiteranno il prossimo anno, Seganti sottolinea come l'interesse per l'approdo odierno a Trieste abbia già rappresentato una promozione eccellente per l'estremo nord-est. Il Friuli Venezia Giulia, ha commentato ancora l'assessore, è ai vertici in Italia per il rapporto qualità-prezzo della propria offerta, che per quest'estate può nuovamente giovarsi di un calendario musicale di primo piano grazie ai concerti di Zucchero, Bregovic, Allevi e delle superstar Bon Jovi e Vasco, ma si affida anche all'Olimpiade Master di Lignano per concludere nel migliore dei modi la stagione. Dopo 48 anni dal battesimo della Raffaello torna a Trieste una grande nave di crociera, la più grande d'Italia. È un grande evento per il Friuli Venezia Giulia. È un grande evento per la nostra regione, un grande evento ovviamente anche per il capoluogo regionale, per Trieste, a testimonianza che questa regione può ospitare grandi eventi di tante natura, dallo sport alla cultura, ma anche eventi turistici di questo calibro, e ovviamente lanciare quello che sarà il catalogo della Costa Crociere per il 2012, dove Trieste sarà uno dei porti da cui si potrà partire per una crociera nel Mediterraneo.